Sangalli è arrivato a Manfredonia nel 1998-99 con l'intenzione di aprire uno stabilimento per la produzione di vetro. È rimasto folgorato dal porto industriale e dalle infrastrutture dell'Enichem, ferrovia, metano e quant'altro. Poi è arrivato, ma successivamente, il patto d'area e quindi ci sono stati anche i mezzi finanziari, diciamo anche abbondanti, per affrontare l'investimento che è stato realizzato molto velocemente e siamo partiti con la produzione nella primavera del 2002. Sono state superate tante difficoltà a Bruxelles perché eravamo stati citati dai nostri concorrenti, non dimentichiamo le battaglie che ha fatto contro di noi la Bianca Lancia e i Verdi, dopo 15 anni ci si accorge che lo stabilimento di vetro è assolutamente innocuo, nessun danno all'ambiente, nessun danno ai dipendenti. E siamo partiti nel 2002, il business già si è sviluppato, abbiamo fatto nuovi investimenti, nuove linee produttive, siamo arrivati a 3 anni fa, 4 anni fa e abbiamo messo in piedi un secondo stabilimento a San Giorgio di Nogaro Udine perché era chiaro che con uno stabilimento non potevamo reggere il mercato di un prodotto che va spalmato su un territorio ampio con una gamma di prodotti molto vasta e dove occorre dare un servizio continuativo alla clientela e quindi uno stabilimento non era sufficiente. E siamo arrivati a oggi con lo stabilimento, o meglio a ieri, con lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro in funzione, forse il miglior stabilimento che oggi ci sia in Europa. Sangalli dal 2010 è il primo produttore di vetro piano in Italia per capacità produttiva installata. Dopo di noi vengono i big mondiali del vetro, Saint-Gobain, Pilkington e GC. Purtroppo dal 2009 siamo entrati in una profonda crisi e lunga che ha messo a dura prova l'industria in generale e l'industria vetraria in particolare. Di sei stabilimenti che producono vetro in Italia, 2 sono stati chiusi, quindi da 6 sono rimasti 4. Dei 4, 2 sono di Sangalli, 1 della Saint-Gobain e 1 è delle GC. Quindi Sangalli è il primo produttore in Italia. In Europa, dei 50-52 stabilimenti esistenti, 15 sono stati chiusi e altri 2 o 3 sono in predicato di esserlo. La situazione è pesante, per non dire drammatica, dovuta alla crisi generale, dovuta alle crisi dell'edilizia, dovuto al calo delle costruzioni e oggi il settore vetro è retto principalmente dal rifacimento, dalla ristrutturazione dei vecchi serramenti. Poi naturalmente c'è tutto il resto che non è minoritario, anzi diciamo che è l'aggravante più seria e che potrebbe essere anche evitata, e sono il sistema Italia che chiaramente non aiuta l'attività industriale, l'atteggiamento delle banche che evidentemente penalizza non solo noi ma anche la nostra clientela e tutto il sistema, soprattutto i costi energetici che nel caso di una attività energetica come la nostra sono diciamo assolutamente insostenibili, perché noi paghiamo, come è noto, la corrente elettrica il 30% più dell'Europa e il gas il 20% più dell'Europa e il gasolio